Media Centro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici telespettatori, buon pomeriggio. È Gianni Ranaldi che vi parla dallo stadio comunale Gino Salvetti di Cassino per trasmettervi la telecronaca dalla partita Cassino-Minturno, valevole per la prima gara di ritorno del campionato di promozione regionale laziale Girone D. Il Cassino, l'ultima partita prima dell'interruzione natalizia, ha preso 3 punti e quindi praticamente si è portata sana alle prime posizioni di classifica e francamente insomma c'è da rammaricarsi per quello che si poteva essere e che non è stato. Ricordiamo che nella partita di andata, la prima di andata, il Cassino a Minturno ha conseguito un bel successo sulla compagine guidata dall'allenatore Pernice, squadra all'epoca, diciamo qualche mese fa, costruita per guardare al vertice la classifica del campionato stesso. Lungo il tragitto, come purtroppo è successo anche per il Cassino, ha dovuto rinunciare a certi elementi, alcuni elementi importanti, e oggi addirittura fa il suo ringresso nella squadra quel taglia la tela famoso giocatore che praticamente aveva lasciato la corte dello Scauro Minturno per poi rimanere fermo per un po' di mesi. Dunque, vi trasmettiamo intanto, prima dell'inizio della gara, le formazioni in campo. Il Scauro Minturno è così messa in campo con Grasso, con Demerola, Neri, Caiazzo, Ua, Taglialatela, Boemio, Masino, Martino, Cicala, 12° Cenerelli, 13° Di Luca, 14° Graziano, 15° Neri, 16° Tucciatore, 17° Cenerelli, 18° Romano. In panchina l'allenatore e il signor Pernice, mentre il Cassino è schierato in campo con Pocino, Palombo, Rotondo, Mancini, Lamanna, Palma, Bacca, Pirolo, Calcagni, Risi, Carbone, 12° Zolla, 13° Antenucci, 14° D'Ambrosio, 15° Venturini, 16° Neri, 17° Palozzi e 18° Verrecchia, allenatore il signor Silvio Di Prisco. La gara è arbitrata dal signor Dascanio, Roma 2, coadiuvato dai collaboratori Yoshikawa di Roma 1 e Caruso di Aprilia. La partita è iniziata da appena un minuto. È il Minturno in possesso di palla, schierato con la maglia rossonera, mentre il Cassino sempre come al solito con la sua casacca bianco-azzurra. È il Cassino in attacco, respinge un difensore, intanto siamo entrati in telecronaca diretta, respinge un difensore del Minturno, vediamo che è sempre la manna, controlla di petto. E poi praticamente il numero 10 Risi che si libera l'avversario. C'è un possesso di palla da parte di Mancini. E ricordiamo che Mancini ha esordito l'ultima di andata, è stato autore del gol del successo del Cassino. Giornata fredda ma ricca di sole, primaverile, campo in ottime condizioni. Il Cassino in attacco, controlla il capitano del Minturno, lascia la palla che va in fallo di fondo, quindi sarà il numero 1 Grasso a rimettere e a riprendere il gioco. Novità nell'ambito societario non ce ne sono state. Il Cassino continua ad elogiare in questo senso i ragazzi di Prisco, i quali si stanno sacrificando, non hanno assolutamente preso un euro di emolumento o di rimborso. Ed è veramente encomiabile, mai Cassino ha avuto un gruppo così, se non ai tempi di Antonio Lillo, così compatto e vogliosi di difendere la maglia di questa città
che praticamente è mortificata da questo diciamo così, questo oscurantismo da parte dell'amministrazione comunale, che niente ha fatto dopo la conferenza stampa, e addirittura ci sono stati degli impegni da parte del sindaco e di qualche consigliere, nella fattispecie dell'assessore allo sport, che voleva, a posto di risolvere il problema, ha denunziato un fatto che ha tanto sapore di politica ma nulla a che fare con lo sport. Ci meravigliamo come questa città è insensibile, capiamo e siamo coscienti che è un momento difficile per l'intera economia italiana, ma penso che stiamo assolutamente nell'ordine di idee che tutto si potrebbe risolvere con pochissimi euro a disposizione, ma non c'è proprio la volontà. Vuol dire che l'amministrazione comunale e qualche altra persona si macchieranno la coscienza di questo benefreghismo, scusate il termine, ma non trovo un aggettivo o un sostantivo più appropriato. Quindi francamente non riusciamo a capire questo proprio letteralmente benefreghismo, letteralmente benefreghismo del comune di Cassino, insensibile a questo problema. Sentiamo comunque sempre i soliti tifosi, ridotti ormai a una trentina, 30, 40, ma sono irriducibili. Abbiamo saputo che addirittura si stanno prodigando per mettere su una questua per andare avanti nel campionato, che ancora mancano tantissimi mesi, 3-4 mesi fino a maggio, e non si riesce a trovare la quadra per quanto riguarda questo problema. Carbone in possesso di palla, si libera dell'avversario, riesce a corsare, ma fa buona guardia Grasso, che riesce a parare e quindi a rimettere in gioco la sfera. Minturno, ancora il Cassino si propone in avanti con il capitano Lamanna, è Rotondo che si era liberato l'avversario, ma poi quest'ultimo ha intercettato con la mano, e quindi ci sarà una ripresa di gioco con una punizione ordinata dal signor D'Ascanio. Ancora Grasso anticipa Calcagni e quindi si impossessa della sfera. Minturno in possesso di palla, avanza, palla al piede del centrocampista del Minturno, buono il passaggio di tacco del numero 7, taglia la tela. Indubbiamente taglia la tela, fa la differenza in questa squadra. All'indietro il colpo di testa del numero 3 Merola per il proprio portiere Grasso. Ancora Grasso con le mani rimette in gioco Mancini. Risi, poi Carbone, sbaglia il suggerimento Carbone, quindi è il Minturno in possesso di palla con il numero 8 Boemio. Poi all'indietro per Neri per Merola, cerca il passaggio filtrante Merola, non ci riesce, e Mancino fa buona guardia all'indietro. Positivo l'esordio di Mancini in questa squadra del Cassino. Il Cassino durante le feste natalizie ha ripreso a lavorare il 27 di dicembre, si è allenato sul campo del San Bartolomeo. Ancora Cassino in attacco, c'è un fuorigioco, viene pescato in fuorigioco il numero 11 Carbone. Oh,
fallo laterale a favore del Minturno. Sono trascorsi 6 minuti dall'inizio, 6-7 minuti dall'inizio della gara. Punizione a favore del Cassino, mancino per la Manna. Avanza la Manna, capitano la Manna, palla al piede. Calcagni per Carbone, buono il suo suggerimento. All'indietro per Rotondo. Calcagni fece un tentativo di conclusione da parte del bianco-azzurro. Palma. Oggi Cassino praticamente schiera moltissimi giovani. Ricordiamo Palumbo classe 93, Rotondo classe 95, Palma classe 92, Vacca 96, 95 Pirolli, e poi in panchina Zolla 95, Antenucci 94, D'Ambrosio 95, Venturini 94, Palozzi 95 e Berrecchia 95. Quindi, come avete visto, sono tantissimi giovani che l'allenatore di Prisco ha avuto il coraggio di schierare in campo. Quindi a volte si fa di necessità virtù, ma questa squadra ha dimostrato nelle ultime due gare, e precisamente Fontana Liri e l'ultima domenica è andata in casa, di poter competere con le compagini di questo girone, anche se blasonate. E ancora in cronaca diretta, è il numero 9 Masino in avanti per Cicala, poi viene praticamente dal segnalato un fuorigioco, ma l'arbitro lascia andare dalla buono il passaggio del c'è un cross dal fondo del numero 9 Masino. Ancora Minturno in attacco. Carbone all'indietro per la Manna. Risi viene fermato da Conte. Ancora Cicala per taglia la tela, fondo, crossa, basso. Ancora controllo di taglia la tela. E in affanno la difesa del Cassino, che però riesce comunque a sbrogliare la matassa. Ancora Risi in appoggio. Calcagni controlla la palla, Calcagni poi la perde ed è Neri per il Minturno. Caiazzo del Minturno, ancora il Cassino in possesso di palla, punizione e prima ammonizione combinata a un giocatore del Minturno, reo d'aver fatto fallo, e si tratta del numero 4 Neri. Quindi prima ammonizione è stata elargita al giocatore Neri del Minturno. 11 minuti trascorsi, 0-0 qui allo stadio comunale Gino Salvetti di Cassino. Vi stiamo trasmettendo la gara valevole per la prima giornata di ritorno del campionato laziale
di promozione, girone di Cassino, scauri intorno. Battuto la punizione, nulla di fatto, Risi che viene praticamente sgomitato da un avversario, non c'era intenzionalità. Si riprende con Grasso. La manna all'indietro per Pocino. Ancora Pocino di piede, Calcagni riesce comunque a intercettare un giocatore del Mitturro e Capitan Lamanno sul in possesso di palla, che imposta una nuova manovra. Calcagni due uomini su di lui, riesce ad intercetta con la schiena l'arbitro, il direttore di gara, facilitando il controllo da parte di Calcagni, che tenta di sorprendere il portiere Grasso. La palla si perde di poco al lato della porta difesa dallo stesso. Carbone. La manna, palla al piede, avanza il capitano biancazzurro. Ed è Conte del Minturno a liberare la propria area, poi taglia la tela. Pericoloso questo giocatore. Punizione a favore del Cassino. Scarso il pubblico affluito al Gino Salvedi, ma data anche la giornata festiva, oggi è la Befana, molti sono impegnati in famiglia. Rotondo, Conte per il Minturno, palla fuori, ed è il numero 3 sempre Rotondo. Calcagni taglia la tela, suggerimento e in porta, bellissimo il tiro, l'iniziativa da parte di Calcagni, palla che praticamente fa la barba al palo della porta difesa dal numero 1 del Minturno, Grasso. Ancora un buon suggerimento ed è traversa, poi la palla ritornando in campo riesce Grasso a bloccarla, c'è una traversa presa
prima occasione per il Cassino. Giocatore del Minturno a terra, pericolo scampato per il Minturno. Diciassette minuti trascorsi dall'inizio della gara. Vi ricordiamo che il Cassino e il Scauri Minturno sono fermi sullo 0-0. Cassino in possesso di palla. Di testa al limite dell'area, il portiere Grasso libera l'area. Un tentativo degli avanti Carbone e Calcagni. Masino taglia la tela. Mancini. Caiazzo, capitan Caiazzo, ancora il Masino, riparte il Cassino con la manna. Taglia la tela, poi riparte il Cassino, è sempre la manna dalle retrovie, Carbone. Fallo laterale a favore del Minturno. Conte. Taglia la tela di testa verso il proprio compagno Masino. Poi c'è una punizione a favore del Minturno. Masino. Carbone aggancia ma poi perde palla, ci pensa il difensore Conte del Minturno per il proprio compagno di squadra Caiazzo, palla che si perde in fallo laterale. Taglia la tela, avanza Conte, palla a piede, cross al centro, non buona l'iniziativa di Carbone.
Boemio. Tentativo di passaggio per Taglialadela. Non riesce il passaggio. Palla si perde in fallo laterale. Ed è Carbone, Risi. Punizione ai danni di Risi. Calcio di punizione a favore del Cassino, già battuto. In aria Grasso fa buona guardia. Conte taglia la tela. Cicala. Masino. Cassino in attacco. Calcagni in diagonale. Tenda la conclusione con la palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere Grasso. Spinta dal difensore del Cassino. La manna. Stop di petto. Buono il suggerimento del difensore del Cassino. Ma pesca il proprio compagno Calcagni in quel gioco. Cassino ancora in attacco. Numero 6, Uva. Ha indietro un giocatore del Cassino per il proprio compagno di squadra. C'è un fuorigioco su Carbone che aveva cercato la conclusione, ma è stato lesto il collaboratore del signor D'Ascanio a segnalare l'irregolarità. Mancini di testa. Il Minturno in attacco, non filtra la palla, c'è fuori gioco del numero 4 Neri. Riparte il Minturno con Martino.
Conte anticipa Carbone, Masino si libera e poi c'è un cross manda in fallo di fondo Masino. C'è il gioco è fermo per una punizione. Martino, questi ultimi minuti lo Scauri in intorno si è fatto più audace. Calcagni che manda il pallone direttamente in fallo laterale. I minuti trascorsi, il Cassini con lo Scaro in turno ancora sullo 0-0. No, ci sono state grandi emozioni se non la traversa colpita dal Cassino ed è il primo calcio d'angolo della partita. Viene assegnata lo Scauro Minturno. Scambio corto fra Masino, colpisce di testa un giocatore del Cassino, libera l'area. Masino, Conte. Buono il suo suggerimento per il numero 10 Martino, si libera dall'avversario, fa buona guardia la Manna che con le buone o le cattive riesce comunque a rinduzzare l'attacco. Calcagni, Carbone, scambio a centrocampo, perde palla il giocatore del Cassino. Peccato, taglia la tela che nel frattempo ha cambiato posizione, si libera bene, giocatore che entra in aria per e poi un tiro, bella l'iniziativa, però trova pronto Grasso nella porta a sventare il pericolo. Martino taglia la tela, fallo laterale a favore del Minturno. Se ne incarica direttamente Conte, crossa per taglia la tela, controlla bene la palla, taglia la tela, riesce a crossare, tentativo del numero 11 Cicala, fermato da un giocatore Cassino. Riparte il Cassino. Caiazzo di testa, ancora il Minturno, Martino, la Manna in avanti, ma ci sono due giocatori
in offside, si tratta di Carbone e Calcagni, quindi il gioco viene fermato e ordinato un calcio di punizione. Martino aggira il proprio avversario, Conte per il minturno. Cicala di testa all'indietro, la manna per il proprio portiere, riparte il Cassino. La manna, Martino, Cicala per Neri, Neri all'indietro per Mirko Neri, capitano dello Scaro Minturno. Ancora il Cassino in possesso di palla. Partita tutto sommato piacevole, anche se scarseggiano le conclusioni. C'è un fallo, un ferma il gioco il signor D'Ascanio e riparte il Cassino. La manna, Rotondo, respinge di testa Conte, Martino, ancora Martino che scambia con il proprio compagno di squadra, avanza palla al piede, un compagno libero, poi tentativo e parata, diciamo così, insidiosa da parte del portiere Pocino, che manda in corner. Secondo calcio d'angolo a favore del Minturno. ...35 minuti trascorsi, 0-0 fra il Cassino e lo Scaro Minturno. Smanaccia la palla il portiere Pocino e manda ancora una volta in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo a favore del Minturno. Sul pallone il numero 9 Masino. Respinge con i pugni il portiere Pocino. Taglia la tela. Mancini si libera il proprio avversario, poi libera l'aria Mancini. Calcagni, Carbone. Alla meglio un giocatore del Minturno, Martino. Uva, ancora Martino, Masino, viene anticipato da un giocatore del Cassino, esce palla al piede, controllo perfetto da parte del numero 10 Martino, che poi viene praticamente fermato da un giocatore del Cassino, calcio di punizione. Martino all'indietro per il numero 4
Mirko Neri. Martino, bravo questo giocatore. Buona. Fa fatica, ma comunque riesce Pocino a intuffo a sventare questo ennesimo attacco negli ultimi minuti da parte del Minturno. Cassino in attacco. Tira lo stesso. Carbone. Gioco fermo. Calcio di punizione a favore del Minturno. Si riprende con il portiere Grasso. Lungo rinvio di Grasso. Si libera bene ed è l'occasione per il Cassino. Sbaglia clamorosamente sbaglia Pirolli, se non andiamo errati, dopo che un giocatore del Minturno era scivolato agevolando la corrente. Pirolli, se non andiamo errati, che sbaglia clamorosamente con Grasso che in tuffo riesce duello fra taglia la tela e la manna, difende la panna la manna, ruba palla Calcagni, buona questa occasione per il Cassino, peccato, perde palla a centrocampo ed è Conte per il Minturno, poi Martino, ancora Conte per il numero 10, Martino, poi è Neri, Mirko Neri, buona questa fase di gioco per il Cassino che ha saputo approfittare e poi sciupare banalmente l'occasione avuta da Pirolli che non è riuscito a mettere in rete un'ottima occasione a tu per tu con il portiere Grasso. Martino, è costretto a commettere fallo Palma, punizione a favore del Cassino. Sulla palla Conte. Bravo Pocino che non sventa questo pericolo, pericolosa occasione per il Minturno. Due uomini a suo cospetto hanno sciupato come il Cassino pochi minuti fa, un'ottima occasione per portarsi in vantaggio, partita tutto sommato piacevole, un bel corridoio e costringendo il capitano Caiazzo a mettere in calcio d'angolo e primo calcio d'angolo a favore del Cassino. 3-1 sono i calci d'angolo battuti, 3 per il Minturno e 1 per il Cassino. Vacca e Carbone scambiano corto. Vacca, buona, ed è gol! Gol per il Cassino, ma viene annullato
C'è un fuorigioco segnalato dal collaboratore del signor D'Ascanio, quindi viene annullato il gol, ci è sembrato tutto sommato valido, era in linea il giocatore del Cassino, ma visto che non ci sono state proteste da parte del giocatore del Cassino, dobbiamo ammettere che probabilmente ci siamo sbagliati noi. Quindi ancora nulla di fatto fra il Cassino e lo Scauro Minturni. Minturno 0-0 è il punteggio della prima gara di ritorno fra lo Scauro Minturno e il Cassino qui al Gino Salvetti di Cassino, valevole per la prima giornata del campionato regionale laziale girone D. Mancano solo 2-3 minuti alla fine della prima frazione di gioco, la partita è diventata più piacevole con capovolgimenti di fronte e quindi occasioni mancate dall'una e dall'altra parte. Manca quindi un minuto di recupero. Carbone. Conte per il Minturno. C'è un calcio di punizione. Masino sulla palla. In aria saltano in due, taglia la tela in posizione irregolare, quindi il gioco è fermo per una punizione ordinata dal signor D'Ascanio. Direttamente il portiere Pocino e in questo istante il signor D'Ascanio ordina il fermo del gioco mandando i 22 negli spogliatoi per un tè caldo. 0-0 fra il Cassino e lo Scauro Minturno. Abbiamo assistito negli ultimi 15 minuti di gioco a un gioco piacevole tutto sommato, quindi la partita è ancora aperta. Noi ci risentiremo fra qualche minuto qui dal Loggino Salvetti di Cassino e linea alla regia. Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici telespettatori, è sempre Gianni Rinaldi dal Gino Salvetti di Cassino per la telecronaca del secondo tempo fra il Cassino e lo Scauro Minturno. Le squadre sono schierate in campo all'ordine del signor D'Ascanio di Roma 2, pronti per effettuare il secondo tempo della gara. In questo momento il fischio d'inizio. Vi ricordiamo che il Cassino e lo Scauro Minturno ancora solo 0-0. Entriamo in telecronaca diretta e la manna che cerca la punta avanzata del Cassino ancora si ripropone con taglia la tela in aria, riesce ad entrare in aria e poi cerca di sorprendere il portiere Pocino con diagonale che mal riesce, quindi si riparte con Pocino, appoggio sul capitano Lamanna, ancora Pocino, Mancini, ricordiamo che Mancini ha fatto il suo esordio l'ultima giornata di andata, autore del gol della vittoria del Cassino. Cicala per taglia la tela,
cerca il dribbling, taglia la tela, non ci riesce. Carbone sbaglia il passaggio per Calcagni, va in avanti ancora lo Scauro Minturno. Masino. Masino che manda in commette fallo su un giocatore, un difensore del Cassino, quindi ordina un calcio di punizione battuto da Capitan Lamanna. Lo fa in questo istante Calcagni di testa, ferma il numero 6, Ua. Ricordiamo che è Ua che è stato ammonito e non Neri, unico ammonito dalla gara. Controlla Capitan Lamanna, appoggia al proprio portiere Pocino. Rinvio del portierino del Cassino. C'è una punizione ed è il più giovane dello schieramento, classe 96, Bacca. Conte. Ancora una punizione ordinata dal signor D'Ascanio per il Minturno. Nessun cambio effettuato nel corso del primo e il secondo tempo. Tutto è pronto per questo calcio di punizione, fischia in questo istante D'Ascanio, Conte in aria, libera Risi, taglia la tela. Punizione. A favore del Cassino per fallo commesso su Pirolli. Respinge Conte, Cicala, ancora Cicala, palla al piede, per la corrente Masino, che per poco non riesce a deviare in porta il cross. Palumbo, ancora Palumbo, Martino per Conte, terzino fluidificante, poi taglia la tela ed è bravo Mancini a deviare la palla, quindi solo un fallo laterale a favore del Minturno ed è il numero 3 Merola. Cassino libera, riesce a intercettare il numero 4 Mirko Neri. Palla in possesso di Pocino. Questo
reclamano i giocatori del Minturno, Cicala, adesso il Minturno in attacco, Martino libera Mancini e fallo laterale a favore del Scauro Minturno. Come dicevamo, poca emozione nel corso del primo tempo, ma tutto sommato è stato un primo tempo e gli ultimi 20 minuti piacevoli. Masino dal fondo, Masino devia! E per poco il Minturno non si porta in vantaggio. Palla uscita del portiere Pocino, che non riesce a intercettare con la palla che lambisce e fa la barba al palo alla destra della porta, difesa appunto da Mancino, da Pocino. Occasionissima per il Minturno, sarebbe stato comunque una beffa perché fino a questo momento non c'è stata una vera e propria supremazia da parte né dell'una né dell'altra squadra. Ancora un fallo a favore del Minturno, Minturno in attacco in questa fase di gioco, e ha avuto la sua buona occasione. Siamo praticamente a 20 metri dalla porta, difesa dal portiere Pocino. Sulla palla il numero 9, se non andiamo errato, Masino, che tenterà la conclusione direttamente in rete. Comanda in questo istante la punizione, tiro ad effetto, palla altissima sulla traversa della porta appunto di Pocino. Rimessa in gioco da parte del portiere del Cassino. Lungo rinvio a centrocampo, salta Calcagni, in attacco il Cassino, è il numero 8, il giovanissimo Vacca, che reclama un... c'è la prima sostituzione da parte del Cassino. Si tratta, entrerà in campo il numero 16, Neri, e vediamo chi gli darà spazio. Neri, e poi fa il suo ingresso in campo il numero 14, Graziano, per il Scauro Minturno. Effettuate da parte dei signori Pernici per il Scauro Minturno e Prisco per il Cassino le prime due sostituzioni. È entrato per lo Scauro Minturno Graziano e per il Cassino il numero 16, Neri. Punizione di Merola. Conte per il Minturno. Ed è questa un'occasione, ancora un errore clamoroso da parte di Masino. Che solo davanti al portiere Pocino manda alta sulla traversa. Scusate. Quindi ancora un'occasione da parte del Minturno.
Cassino che in questo questa fase di gioco c'è un certo predominio da parte dei rossoneri del Minturno. E adesso c'è una punizione a favore del Cassino. Sulla palla Calcagni. Si consultano il capitano Lamanna, Calcagni e Risi. Rettifica la posizione della barriera il signor D'Ascanio. Lamanna direttamente in porta. C'è un manda la palla oltre il fallo di fondo, la linea di fondo, e quindi nulla di fatto. Intanto sono trascorsi 15 minuti circa, 0-0 fra il Cassino e lo Scauro Minturno. La Dela commette fallo sul proprio avversario, vediamo un giocatore del Cassino a terra, ma non pensiamo che ci sia nulla di grave e infatti si sta rialzando. Mancini sulla palla. Fuori gioco di Masino. Lamanna sul pallone. Anticipa tutti Conte. Ancora un errore fra gli amanti del Cassino. Da qualche minuto la gara è scaduta di tono. Conte sul pallone. Taglia la Dela all'indietro per Cicala, poi crossa, ma anticipa tutto il portiere Pocino. Carbone per Vacca, perde palla il giovane Vacca ed è calcio d'angolo a favore del Cassino. Secondo calcio d'angolo. Bravo.
palla sul primo palo, ancora c'è una respinta corta, ma poi perde palla il giocatore del Cassino. Palla fuori. Risi. Cerca Calcagni di sorprendere il proprio avversario, non ci riesce. Ancora un passaggio errato. Masino per lo scauro in turno. Taglia la tela, corto per il proprio compagno di squadra, Cicala. Il Cassino adesso su Carbone. Ferma il gioco per posizione irregolare da parte di Calcagni. Opinabile, discutibile questa decisione del collaboratore del signor Dascanio. Graziano, Masino. E fallo di fondo. Se il Cassino riesce a dare più impeto alla propria manovra e accelerando le operazioni, fallo di mano di Calcagni, scusatemi, taglia la tela. Merola per il minturno, Graziano il nuovo entrato a cercare taglia la tela, fa all'anticipo la meglio Mancini, ancora Cassino in Risi. Scusatemi, è Calcagni, fatto oggetto di punizione. Gioco fermo, un calcio di punizione a favore del Cassino. Occasione del Cassino ed è gol! Cassino passa in vantaggio, Cassino in vantaggio, riesce ed è il bravo Calcagni a portare in vantaggio il Cassino, e precisamente a 20 minuti all'inizio del secondo tempo Cassino in vantaggio per 1-0. 1-0 a favore del Cassino, rete di Calcagni. Porta in vantaggio il Cassino, il bravo Calcagni. Quindi Cassino in vantaggio per 1-0. Si toglie la maglia in segno di giubilo e per questo motivo il signor Discanio, applicando il regolamento, si vede costretto ad ammonirlo. Quindi vi ricordiamo, quando siamo giunti al ventesimo del secondo tempo, il Cassino in vantaggio per 1-0. Rete messa a segna da Calcagni al ventesimo del secondo tempo. Cerca la reazione il Minturno. Sicuramente assisteremo in questi 20 minuti a una gara più accesa. Il Cassino deve essere brava non a sfruttare il momento buono, ma soprattutto non deve rinunciare al gioco. Cercando
il raddoppio magari e non subendo, perché mancano ancora 15 minuti alla fine della gara e quindi tutto può succedere. Adesso vediamo il Minturno in attacco. Graziano poi tenta la conclusione direttamente in rete. È stata brava la compagine del mister Di Prisco a non perdere le staffe, come si usa dire, a non cercare il gol a testa bassa ma ragionando, e quindi è capitato l'occasione ed è stato bravo il Calcagni. Ancora una punizione, fallo di posizione. Neri Mirko adesso taglia la tela, libera un difensore del Carsino e Caiazzo in possesso di palla per il numero 4 Neri. In avanti per Masino, avanza Masino, palla a piede in zona centrale, taglia la tela ed è bravo Pocino a liberare con i piedi. Bravissimo il portiere Pocino, che fatto fuori con i piedi è riuscito a fermare, taglia la tela. Avevamo appena detto che bisogna stare attenti perché ci sarà una reazione da parte del Minturno, come ci sembra scontato, e così è stato. Occasione mancata, ma bravo il portiere Pocino. Breve respinta di Lamanna, libera ancora un giocatore del Cassino. Graziano. Neri cerca la conclusione da fuori aria, la palla si perde alto sulla traversa della porta difesa dal bravo Pocino. Sarebbe molto importante per la compagine di mister Di Prisco ottenere questi altri 3 punti, perché consentirebbe addirittura di raggiungere le due capoliste, considerato che apprendiamo che in diretta che Roccasecca è in vantaggio su 2-0 con 2-0 sulla la squadra del San Pietro, mentre Fontanarivi stamattina è stata battuta, ci sembra 2-0 in trasferta, quindi riuscirebbe ad appaiare le prime due compagini in classifica. Grosso risultato per il Cassino, che darebbe speranza ai pochi tifosi, ma soprattutto darebbe a questi valorosi 11 ragazzi per continuare questo campionato, che sono solamente dolori. Vi ricordiamo che questi ragazzi stanno giocando senza ricevere nessun tipo di rimborso, e ricordiamo che fra qualche giocatore addirittura ci risulta essere sposato. Buona occasione per il Cassino, sono tre in avanti, peccato, ancora l'occasione, la palla si perde di un soffio al lato, peccato di gioventù, perché la palla andava appoggiata a Carbone, alla corrente Carbone, libero sulla sinistra. Ha tentato la conclusione diretta,
ma si possono perdonare questi peccati, perché si tratta appunto, come dicevamo, peccati di inesperienza. Adesso il Cassino un po' più facilitato, in quanto le squadre si sono allungate, certamente lo Scalo Vinturni cerca di raggiungere il pareggio e quindi si scopre prestando il fianco ai contropiedi del Cassino. Punizione da 20 metri circa, se non di meno, per lo Scalo Vinturni. Tutti in aria i giocatori. Richiama l'arbitro, richiama i giocatori, entrambi i giocatori dello schieramento, sia del Cassino che del Minturno, ha un comportamento più sportivo, visto che si sono avvicendati spintoni e agganci. Calcio in questo istante, respinge un giocatore del Cassino. Boemio sulla palla, si cerca di liberarsi, non ci riesce. E fallo laterale a favore dello Scalo Vinturni. Aggancia Carbone, c'è un netto fuorigioco. Vacca sta facendo un'ottima gara, qualche errore, ma bisogna perdonargli, l'età purtroppo non gli consente di valutare al momento, in quell'istante, il comportamento da avere in campo. Però buona la sua prestazione, sempre più convincente, ma soprattutto per l'economia del gioco. Fallo laterale a favore del Minturno. Martino ha battuto. Ancora Vacca all'indietro per Calcagni. Cicala per il Minturno. Respinge di testa, raccoglie Graziano, taglia la tela in fallo di posizione. Minuti sono trascorsi quindi a 15 minuti dal termine della gara. Vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per una rete a zero, rete messa a segno dalla punta Calcagni al 20° del secondo tempo. Cassino in avanti, Vacca, ancora Vacca sul pallone. Fallo laterale a favore del Cassino. Fermo il gioco. Sta facendo
Una sostituzione nelle file del Cassino, viene praticamente richiamato Pirolli al suo posto, Pirolli classe 95, al suo posto il numero 15 Venturini. Occasione per il Minturno, cerca di conclusione da parte di un giocatore del Minturno. Ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per una rete a zero sullo Scauro Minturno, rete messa a segno dal Calcagni nel corso del 20° minuto del secondo tempo. Mancano 10 minuti alla fine della gara, il Cassino non si deve far sorprendere, deve cercare di continuare a giocare. Il primo, c'è una punizione di Lamanna e danni di taglia la tela da posizione favorevole da circa 18-20 metri dalla porta difesa da Pucino. Tre uomini sulla sfera, si tratta del numero 2 Conte, del numero 11 Cicala e del numero 10 Martino. Barriera 5, sorprende, cerca di sorprendere, c'è una deviazione dalla barriera. Martino che ha effettuato il tiro, quindi calcio d'angolo a favore dello Scauri Minturno. Attenzione, le palle inattive sono le più libera un'ingenuità fra la difesa del Cassino e riesce a liberare un giocatore. C'è ancora un calcio d'angolo e siamo a 5. Dicevamo, deve stare attenta la difesa del Cassino a non farsi sorprendere. Tutto il Minturno in attacco, taglia la tela ed è bravo Pucino ad anticipare tutti e a parare. Si avventa sulla sfera, buona occasione questa, Carbone, sfortunato questo giocatore, era riuscito ad effettuare un pallonetto e con la punta delle dita Grassa è riuscito a deviare oltre la traversa. Sfortunata questa conclusione di Carbone, che meritava sicuramente un esito migliore, che voleva dire la quasi certa vittoria da parte del Cassino, visto che mancano pochi minuti alla conclusione. Mannaggia,
ancora un calcio d'angolo ed è il quarto. Ancora sul calcio d'angolo, batte nell'aria ed è un palleggio fra i giocatori del... Poi ci pensa l'arbitro a fermare il gioco e a segnare un calcio di punizione a favore del Minturno. Trascorsi, adesso deve essere bravo il Cassino a gestire il gioco, a non buttare palla, a non essere precipitoso come in questa occasione, ma bensì cercare di amministrare il vantaggio con il gioco. Carbone, due giocatori del Cassino di testa fuori aria, ci pensa Grasso. È chiaro che le occasioni sono più numerose rispetto quando il punteggio era fermo sullo 0-0. Lo Scauri Minturno che si porta in avanti, si smaglia, si sfilaccia, come si usa dire in gergo, agevolando la manovra del Cassino. Lo Scauri Minturno in avanti con Capitan Caiazzo, taglia la tela, intercetta e Bacca butta la palla, è sbagliato secondo noi, c'è un fuori gioco, meno male, di taglia la tela, fuori gioco, viene segnalato dal collaboratore dell'arbitro di Scanio, si tratta di Caruso. Si riprende Focino, Calcagni di testa, ancora un'incursione di taglia la tela. Vediamo che la panchina dello Scauri Minturno cerca di attirare l'attenzione dell'arbitro per una sostituzione. Gioco il Bacca, buono tiro forte di Calcagni. No, si tratta di Risi. Allora c'è un cambio nelle file, ancora un cambio nelle file dello Scauri Minturno, e il numero 18 Verricchia che entrerà al posto. Cambia pure tu! Di Caiazzo. Tre minuti alla conclusione della gara che vede il Cassino in vantaggio per una rete a zero sullo Scauri Minturno.
Di Grasso, autore di un'ottima gara, che pur subendo un gol è stato bravo in due o tre occasioni a sventare il pericolo alla sua porta. Martino, attenzione in aria, buono l'intervento, si libera Vacca, bravo il giovane Vacco. Mancino, c'è una punizione, bravo Mancino in questa occasione. Viene ammonito Palma per il Cassino per aver protestato. Punizione a favore del Cassino, manca un minuto alla fine dell'orario ufficiale, vedremo il recupero se crederà opportuno darlo. Taglia la tela, c'è ancora una parata con qualche difficoltà da parte di Pocino. Uva. E adesso bravo il giovane Vacca ad effettuare un pressing, cercare di evitare di far imbastire azioni di contropiede da parte dello scouring intorno. Respinta di un difensore, attenta a non commettere fallo laterale. In aria direttamente, gira Carbone, libera l'area. Ancora il giovane Vacca sulla palla, poi Masino dello scarico intorno, il numero 3 Merola, tutto lo scarico intorno in attacco. Riesce ancora a possesso di palla dello scarico intorno. Ancora un pericolo per la porta di Pocino, che fa buona guardia. Tempo scaduto abbondantemente, attendiamo da qualche istante, un istante all'altro, la chiusura, alla fine della gara. Ricordiamo che il Cassino in vantaggio per una rete a zero, rete messa a segno da Calcagni al 20° del secondo tempo. Uva per lo scarico in turno, Masino, poi De Martino, Martino, per Cicala, ancora un'occasione per lo scarico in turno, c'è una ferma il gioco, l'arbitro D'Ascanio e ordina. C'è una sostituzione del filo del Cassino, uscirà Carbone, entrerà il numero 14, D'Ambrosio. Sicuramente una sostituzione tecnica. Tempo scaduto al nostro cronometro. Punizione a favore del Minturno. Uva in possesso di palla per Graziano.
avanza Conte, la conclusione di Conte e Pocino era pronto sulla palla. La gara è abbondantemente finita, sta recuperando un po' di perdite di tempo. È ancora un'occasione per il Cassino. E Conte parla a piede. Ed è la fine della gara. Cassino si aggiudica il derby con la squadra di Scauri per 1-0. La rete è stata messa a segno dal Calcagni al 20° del secondo tempo. Una partita bella nell'ultimo secondo tempo, laddove i giocatori non si sono risparmiati, e tutto sommato la vittoria del Cassino ci sta. Quindi vi ricordiamo che probabilmente il Cassino è primo in classifica, lo andremo ad accertare fra qualche minuto. Ancora una vittoria, questi ragazzi non ci stanno sorprendendo positivamente. Si è stato segnalato a colloquio con l'assessore allo sport del Comune di Cassino, speriamo che ci sono novità, ci sono, una domanda che ti facciamo. Ma grosse novità non ci sono, il discorso che stiamo cercando di affrontare, se possiamo riprendere un po' il discorso che si era paventato una mesata fa, il discorso degli imprenditori, esatto, nell'ultima conferenza stampa, se ci stanno ancora le possibilità per poter recuperare questo rapporto. L'assessore mi ha detto, mi ha confermato che da parte del comune c'è la massima collaborazione, la massima disponibilità per le cose. Presidente, io non la vedo, cioè in che cosa si concretizza? Sono passati 25 giorni dove si erano prese alcune, diciamo, decisioni, quantomeno. No, e invece non si è dato seguito a niente. No, per il momento grossi risultati non ci sono. Loro dicono praticamente che vorrebbero... Ma piccoli risultati ci sono, visto che non sono grandi. No, non penso. Piccoli risultati, dicono, si stanno muovendo per poterci dare questa mano. Ma il discorso che noi vogliamo fare è di vedere se riusciamo a riprendere, ripeto ancora una volta, il discorso con gli imprenditori locali, perché secondo me da fonti che ho io ci potrebbero essere ancora i presupposti per poter fare questa società forte. In questi casi secondo me ci vuole la buona volontà da ambo le parti, nel senso bisogna venirsi un po' incontro sia da parte degli imprenditori e sia da parte del comune. Noi speriamo che ci possa essere un colloquio anche in settimana per poter vedere se questi problemi che ci sono stati, che loro conoscono, se si possono risolvere. Una volta che si risolvono questi problemi, a quel punto potremmo dire che la società si potrebbe anche fare in quel modo lì. Quindi bisogna attendere, insomma. Bisogna ancora aspettare, per il momento bisogna aspettare. Noi il nostro lo stiamo facendo, abbiamo dimostrato che... Presidente, scusa se ti interrompo, è un po' di rispetto per questi ragazzi, era preso un impegno da parte dell'amministrazione comunale, un impegno che avrebbero quantomeno, diciamo, dato corso a quello che era stato l'impegno iniziale, ossia l'acquisizione e l'acquisto dei biglietti, degli abbonamenti. E quindi anche per dare, mi risulta che a Natale questi ragazzi non hanno percepito assolutamente i monumenti di qualsiasi tipo di natura. Quindi almeno quello, insomma, sì, in attesa in attesa che ci siano poi le grosse novità, diciamo, da società, noi naturalmente ci aspettiamo che quello che è stato detto in conferenza sia mantenuto. E quindi io spero che già in settimana, come dici tu giustamente, questi ragazzi meritano un riconoscimento. Hanno dimostrato di amare la maglia, stanno facendo i sacrifici e hanno accettato il nostro discorso. Però è anche giusto non approfittare dei ragazzi e di essere seri verso di loro e di fare tutto il possibile per poter accontentare i giocatori. Quindi noi aspetteremo un'ulteriore settimana, poi da che loro ricorderemo un'altra volta, non mancherà occasione. Con la speranza che ci siano risultati positivi, insomma. Allora, questo è l'aspetto, diciamo, no, politico-amministrativo della società. Oggi la squadra ha giocato bene contro una squadra, uno Scauri Vintun, che francamente devo dire è una buona squadra.
E ancora una volta, insomma, i ragazzi hanno dato l'anima, escono fuori una vittoria meritata. Sì, sì, secondo me è stata una bella partita. Devo dire obiettivamente che è una partita che poteva andare in vantaggio sia il Cassino che lo Scauri, perché ci sono state molte occasioni sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Noi siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi abbiamo un po' sofferto la fine, ma devo dire che i ragazzi sono compattati e hanno portato fino alla fine il risultato a casa. Quindi io sotto questo aspetto sono contentissimo di questa squadra. E ripeto, sarebbe un peccato non sfruttare questa occasione, quindi io penso che un po' di buona volontà di tutti, il Cassino potrebbe anche dire la sua, perché c'è anche la possibilità di poter rinforzare la squadra, se ci sono le condizioni ci sono ancora, perché sono aperti, sono svincolati, sono dei giocatori. Io penso che questa squadra, se noi riusciamo a fare un paio di innesti, se non sbaglio stasera siamo addirittura prima in classifica, siamo a un punto per il discorso di quella penalizzazione che ci hanno dato, se no noi con i punti saremmo insieme a Fontanalini e Roccasecca, quindi questo discorso siamo a un punto dalla prima. Io spero che anche questo risultato dia un po' di slancio alla città e alle persone che vogliono darci una collaborazione, quindi speriamo, come dici tu, che in una settimana, 10 giorni, avremo le idee più chiare. Certamente, ti ringraziamo per la tua disponibilità, scusaci se siamo irruenti qualche volta, no. Ma tu sai bene che insomma è una vita che stiamo nel calcio, quindi ci farebbe piacere viverla e condividerla in maniera giusta e garbata, non in questa maniera dove tutti si fanno scivolare tutto addosso. Sono d'accordo. La gara è terminata da pochissimi minuti, il Cassino si è aggiudicato la gara, anche se devo dire che il Minturno mi ha dato una buona impressione. Forse la vittoria è stata cercata da entrambe le squadre, ha avuto la meglio il Cassino, ma ha avuto le buone occasioni, ha avuto anche lo scout di Minturno. Allora mister, come l'ha vista lei la partita da tecnico? Da tecnico, se mi consentite un applauso forte, secondo me l'ha fatto prima ai tifosi del Cassino, che sono stati eccezionali sulla fase della partita, hanno sempre incitato la loro squadra, quindi bravi, sono cose che fanno bene allo sport. Per quanto mi riguarda, noi siamo di qua a giocarci la nostra buona partita, viso aperto, come facciamo su ogni campo. Sulla parte, diciamo, ottima nostra della partita, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo e quindi alla fine c'è stato l'episodio poi sul gol loro, che potevamo fare meglio sul difensore centrale, adesso non ricordo chi era, e col portiere, forse un attimino un po' più di concentrazione avremmo sicuramente risolto. Poi è chiaro che quando sei da una parte e dall'altra cerchi il gol, qualche ripartenza la puoi subire, per cui la partita poi diventa anche bella a vederla, quindi abbiamo rischiato qualche cosa sulle ripartenze loro. Ripeto, c'è il rammarico che comunque abbiamo sbagliato troppo davanti, ci abbiamo provato fino alla fine. Fa piacere che dopo lo stop delle ferie e natalizie ho visto una squadra comunque ancora gagliarda, tonica, e vuole ancora fare la sua parte di questo campionato. Senta mister, che cosa vi come società, qual è l'obiettivo a questo punto del campionato, visto che siamo alla prima giornata del girone di ritorno? Senza dubbio la salvezza, senza proprio battere ciglia, e ovviamente poi non trascuriamo il settore giovanile, cerchiamo di far giocare più giovani possibile, questa sta nel DNA del città di Minturno Marina, correggo, non sì, è più sì, Scauri, sì. Però per la cronaca, diciamo, è giusto che si venga ricordata questa cosa, per cui c'è un occhio che cerchiamo di mettere in campo sempre, valorizzare giovani. Soprattutto noi da inizio campionato abbiamo sposato questa situazione, la portiamo avanti, e sapendo di avere a che fare poi con squadre, non è il caso di Cassino oggi, perché ho visto una distinta pure loro abbastanza giovane, per cui anche questa cosa qui va bene, la dobbiamo accettare, perché sono stati discorsi fatti inizio campionato da parte della società, del presidente, e noi faremo massimi sforzi per raggiungere l'obiettivo nostro, che è la salvezza. Perfetto, grazie mister, auguri grazie per il proseguo del campionato. Grazie. Mister, siamo in compagnia di mister Di Prisca, ancora una vittoria, abbiamo chiuso il campionato di giro d'andata con una vittoria, ci riaffacciamo al ritorno con un'altra vittoria, e anche una vittoria importante, perché contro una storica avversaria del Cassino, lo Scauri Minturno.
La squadra ha fatto, devo dire la verità, buoni progressi, la vedo ancora più tonica rispetto a quella che è stata, diciamo così, gli ultimi 20 giorni del girone d'andata, nel senso che sa, venendo meno alcuni elementi importanti, sta squadra sta sorprendendo positivamente. Questa città non lo meriterebbe per quello che sta dando, però in effetti le cose stanno così. Sei contento lo stesso? Sempre contento, questa è un'altra vittoria di gruppo. Noi oggi penso che abbiamo incontrato una delle migliori squadre in casa nostra, nulla togliere agli altri. Il Minturno oggi si è dimostrato una squadra, mi ha sorpreso perché in fase offensiva è una squadra che ti crea tanti problemi, ce ne ha creati tanti oggi. Noi venivamo comunque da un 20 giorni senza fare allenamento, sono 10 giorni che ci stiamo rimettendo in campo ad allenarci, sicuramente stiamo soffrendo atleticamente la brillantezza, però c'è la testa, cosa importante che c'è la testa di voler fare bene e ci stiamo riuscendo, dobbiamo tenerci caro tutti questi punti che stiamo facendo perché sono voluti dalla squadra. Arrivati a 39. Questa è una squadra che ormai noi non dobbiamo mettere limite a nulla, dobbiamo cercare di migliorare per divertirci perché tanti giovani fanno ben sperare, però è normale, anche oggi stavamo pagando alcune ingenuità dei giovani, Vacca. È una grossa gara Vacca, però è un 96 con 2,95 titolari, altri 6 in panchina che ho messo poi in campo il secondo tempo. Questa è la vera vittoria, la vera vittoria è questa. Insomma, è quello che ti stanno dando questi ragazzi. Io avevo detto cerchiamo di iniziare l'anno nuovo con una vittoria per poterci mettere in testa che ci possiamo divertire. Però ripeto, è stata una vittoria molto sofferta perché il Minturno ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Credo che questa squadra può fare grandi cose. Domenica il Cassino? Cassino a San Michele, brucia ancora la sconfitta dell'andata con un tiro in porta in 90 minuti, l'unico tiro in porta, però il calcio è questo. Sicuramente andiamo là, cercheremo di conquistare dei punti, o la vittoria o il pareggio, quello che arriverà. Sicuramente non partiremo mai sconfitti, qualsiasi sarà l'avversario. Bene. Questo è lo spirito che deve avere la nostra squadra. Certamente. Poi la città lo merita o non lo merita, io credo che noi meritiamo rispetto. E quei pochi però tifosi, ci sono dei tifosi veri che meritano altrettanto rispetto, certo. E noi lo facciamo per loro. Perfetto, grazie mister. Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate.